Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati in questo unboxing unboxing delle uova sempre di Pasqua, ovviamente diverse. abbiamo preso Berlino. Questo ce l'avevamo già, ne abbiamo due, però è bello farlo tre alla volta, no? Sì, Puffi e Pernigotti. E non l'ho ancora preso, se ve lo state chiedendo. No, quello della Bauli non l'ho ancora preso perché non ho avuto il tempo di andare e di pesarlo. Quello faremo in un prossimo Comunque, unboxing. penso che faremo l'ultimo video con le ultime tre uova perché poi basta. Non si sa, vedremo. Io faccio quelle tre E uova. iniziamo Con i con Puffi, puffi! poi questo qua che è la Pernigotti per l'atún, comunque c'è un regalo sicuro tun qua. Tuddi, sì, Tuddi. Allora, balocco, balocco, Ah, balocco, balocco. questo già prendo. Voilà. Via, che poi buttiamo via la plastica. Dovevo aprire io, amore. Vabbè, tanto è igienizzato, abbiamo igienizzato anche la carta. Perché Aspetta, amore. Non lo so, c'ha fretta stasera mio marito, non lo so ho perché. fame, non di cioccolato, eh. Amore, calmo. E qui abbiamo quei sacchettini. Non mi hai neanche fatto finire di spiegare. Abbiamo qua questo, sì, Tuddi. Tun, Teddy and Friends, ecco, sono Era uscita. più bello mettere l'uovo della Ma qua tunno. visti la natalizia? No! Ma che ne fai? Ma lei vede il Natale È vestita che dappertutto. sposino! Porca miseria. Ma no, mi potevi andare male, Io amore. no, perché almeno così scopriamo che Che sorpresa è. amarezza! Bello! Apriamo, Bellissimo! apriamo, apriamo, Ma apriamo. mi fai vedere? Stasera si deve andare di fretta. Questo è un timbro! Che Ma se me lo fai bello! aprire lo guardi Ma meglio, no? ragazzi, quest'uovo costa 5 euro e qualcosa e la sorpresa è bellissima. Praticamente hanno fatto pagare la sorpresa, ragazzi. Che Da Pasqua fanno bello! pagare i prezzi delle Beh, sorprese. l'audio dovrebbe essere migliore, ragazzi, eh? Sì. Timbro, questo qua è da tenere sulla scrivania. L'altra? Sì, guardate. Che bello! Cioè, se uno lo mette così, di Meraviglioso! profilo, buongiorno. Allora, primo è stato bello, dai. Toh, metti via l'uovo. Facciamo una scatola. Io No, non lo no. Se tu vuoi faccio. fare l'assaggio, No, piccolo, perché sennò poi tanto mangiamo, è il solito amore. cioccolato. Perché questo è tutto plastica, si può buttare. Adesso apro io, amore. Lo metto lì? Ok. Proprio di me. Nuovo bellissimo. Allora, questo qui è della Pernigotti, e questo è al cioccolato al latte, c'è anche il Dammi la fondente. grammatura. Quanto La grammatura è... pesa in origine? Non c'è scritto bene. Apriamo, banda le ciance, ciancia le bande. Ah, eccolo qua, 240 grammi. Ah, pesa poco. No, è giusto. È quello che pesa mezzo chilo. Eh sì, con quello che si paga le uova. Ecco, lo apro io. Usa la forbice. No, 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 c'è lo scotch. È comodo, basta solo trovare l'inizio. Cioè, ma ho fatto prendere la forbice per la comodità. Va bene, mi raccomando. Io ho trovato subito il. Però no, Qua. teoricamente non si taglia così, perché ti Non fai riesco. fatica. Ma dai che ce la fai, io tiro, tu tagli. Non hai tagliato niente? Giusto. Oh No, signore. aspetta, no, tagliato, tagliato. Vediamo È se. peggio. Cioè, ho tagliato, È tagliato. lavoro da Ma uomo si fa così, questo. eh? Io ti devo buttare la carta, No? ecco perché adesso c'è il trucchetto. Il trucchetto, ragazzi, il trucchetto. Aspetta, aspetta, stai fermo. Vediamo se ti fa tipo ceretta, vediamo. Cioè, ha fatto più male quando me l'ha appoggiato. Vabbè, ragazzi, ma poi muovi a pezzi di carta? Ma Come normale, mai? l'hai Così fa quando gli viene frantumato. la carta? Ma pure hai fatto con quel taglio là.
Ok, vai. Spacchiamo? Sì, aspetta prima. Vai, spacca. Mamma mia. No. Sì, è quello che volevo! Non male. Lo volevo, il portachiavi Teddy della Toon, che bello! Cioè, scusa un attimo, questo lo volevo proprio. Lo volevo. Quanto è stato pagato questo uovo? Che ne so, 11 euro, una cosa cioè, ragazzi, bene. 11 euro e la Toon... Ma la Toon lo fa pagare pure di più un portachiavi, caro mio. La Toon ha messo questo, no? Bellissimo! Cioè, non è che mette qualcosa... È bellissimo! Te lo regalo. Eh beh, certo, è mio. Sacchetto. Ma sono mischie, dai. Aspetta, no, sono marche di... Ah, questo, quello lo mettiamo insieme. Okay. Questa è un'altra marca. Ma così sprechi i sacchetti. Ma no, abbiamo tantissimi, proprio d'accordo di questi. Perché mi dice perché sprechi i sacchetti? Perché lo congelo e non so può mangiare. L'anno scorso lo scongelavo. Dobbiamo portare i sociolini. Lo mettiamo nel microonde. O anche freddo. Ma stai scherzando? No, perché? E dove devo metterlo per nascondere? No, ma non lo faccio più. Ah. Non mangiando più di notte non c'è più pericolo. Ok. E ora anche passiamo. Questo è stato pagato. Uno, due, tre. Eh sì. Metti, no, c'è ancora? Amore, c'è ancora uno. Ma già. È una briciola. Che roba. Ora passiamo a registro, no, io. Allora, ma tutto te. Via. Allora, ragazzi, spero di trovare qualcosa di bello. No, che bello. La apro io, tu lo scarti. Ho iniziato a guardare ieri questa serie, ma tipo dopo 10 minuti ho avuto sonno perché ero stanchissima, mi sono messa a guardarla che era le 2 di notte. Ma è bella, mi piace. Via. Tra l'altro, c'è una protagonista che mi sembra che ha fatto il film Asta e il cielo. Può far vedere che trovi questo, eh? No. Asta e il cielo, e lei era tipo Estrella. No, io lo apro così. Io tolgo No, non so se ce la faccio. Mi sento che ce la faccio. Mm. Vabbè, ma questo è super blindato, perché essendo la casa di carta, sì, essendo Berlino... La casa della carcassa, dai. Vabbè, dai. Fai così. E ti insegno, fai così. Bravo! No. Questo è grosso, la grammatura di questo. La leggo io. 320! Ma è poco. È tanto. Ci voleva un chilo almeno. Aspetta, questo qual è blocco? Questo no, per negozi. Questo è balocco, che lo mettiamo insieme. Più misero. Piccolo. Ma non aprire io, ma tutto tu. Ma ti sta girando con lo scotch, guarda. No, io. Forte! Mamma mia, questa è la sorpresa. Questo qua, ragazzi, innanzitutto vi faccio vedere cosa. Porta monete? No, per me è un porta. Sono cosa ghiaccio, no? Può essere un porta Power. Sì, Power. AirPod? No, non credo. Al moschettone. Sarà un porta moneta. Aspetta. Non mi vuoi vedere la casa di papelle. E dietro? Niente. È tipo un portamonete come quello di Gorgeous. Uguale. No, questo può essere un portaschedine per Nintendo DS, perché c'è anche la taschina qua, ragazzi. Questo è per tipo i videogiochi. Ma dai, va. Sta fermo. Sì, sì, portaschedine. La memoria della fotocamera. Ma amore, scusa una cosa. Vedi la retina, fagli vedere la retina. Guardate, può essere intrusa. Può essere, ragazzi, un portamonete qua nella retina ci metti le banconote. Cioè, ma va, no, bello comunque. Questo me lo tengo io. Sì, tu? Sì. Io speravo, vabbè, tanto ce n'è un altro, ragazzi, da aprire. Speriamo di trovare il portachiavi, che c'è al lingotto. Ma questo se lo tengo, ragazzi. Lingotto d'ovo. Dopo. Questo, ragazzi, vero, 18 carati, Questo comunque, secondo me, puoi metterci nella retina le banconote. No, questo è bello. E la moneta, sì, tanto che le schedine. Questo qua è da mettere via. Facciamo vedere qua dentro. C'era una volta un uovo che si sfrantumò. Profumo è buono. È stata a fare la glassa, questo è le burlagio. Questo, ragazzi, lo metto. Okay.
Vabbè, dopo raccolgo, ragazzi, niente. Qual è la sorpresa che ti piaceva di più? Il coso dei puffi. Dai, anche questo, a me sono piaciute tutte, questo giro tutte. Ragazzi, il coso osceno, e lo ripeto, qui c'è gente che si è indignata, amore. Sì. Oh, che critiche, sei tu oscena. No. Orrore. Lo vendevano i cinesi, No, i cinesi vendono roba più bella. No, quello vendevano i cinesi. Il coso che ho provato di mercoledì, considerando quanto... Perché io parlo, tu fai il tuo casino, amore. Non è SMR. No, è fastidioso, non è SMR. Praticamente, ragazzi, faceva schifo, era una cosa obbrobriosa, e un uovo che costa 15 euro trovarmi quella porcheria, no, assolutamente, ripeto, orrore, oscenità. Fatevene una ragione, cavoli. Ma fatevi cavoli voi. È bellissimo, anche quello dei puffi, per 5 euro e 49 o 50. Non mi ha fatto cadere per terra. No! Cosa mi sta... No, ragazzi! Mi stai timbrando il tavolo! No, vabbè! Dov'è il tavolo? No, no, subito ripari! Oddio, amore, se rimane... Ma il tavolo! Io non so che sei il tavolo! Scappa! Scappa in tempo zero se rimane! Ma dov'è il tavolo? Amore, non va via! Ma dov'è il tavolo? Ragazzi, è bello della diretta! Amore, non va via! No, vabbè, amore... Non l'ho fatta apposta! Amore! Aspetta! Sì che va via. Perché dici di no? No, qua forse era qualcos'altro. Ma tieni qua. No, vabbè. Ragazzi, state sintonizzati. Ho convinto che c'era il tappo. No, ragazzi. Ma perché non va via? Eppure, ma a parte che il tappo dov'è? No, amore, pensa qua, non pensa al tappo. Ma perché non deve andare via, caspita? Forse deve usare la spugna che gratta, magari, perché comunque è sempre nato del legno. È inchiostro, Porca miseria. Mi ha appena un sgrassatore. Vi faremo sapere se mio marito stasera farà la live, vuol dire che è uscito incolume da questa cosa. Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo e ci vediamo forse alla prossima. Ciao! Ciao.